Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città. Siete pronti per iniziare un'altra giornata in compagnia del nostro podcast Buon compleanno Venezia? Fabio Moresco vi dà il buongiorno e benvenuti e ricordiamo subito il santo del giorno, 31 maggio. Secondo il calendario liturgico veneziano, oggi è il giorno dei santi Canzio Canziano e Canzianilla Martiri, ai quali è dedicata la chiesa di San Canzian a Cannareggio. Oggi avvenne, 31 maggio 1468, donazione da parte del cardinale Bessarione della sua biblioteca alla città di Venezia. Non per me solo che ho già i libri di cui ho bisogno, ma per i greci vorrei che questi, passata la tempesta, potessero un giorno trovar conservata in un luogo sicuro la loro voce. Oggi con noi. È stato direttore della Biblioteca Nazionale Marciana dal 1989 al 2007. È socio dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Si è occupato di storia del libro e delle biblioteche, nonché di storia veneta, in particolare dei secoli XV-XVIII. Tra i suoi lavori più recenti, la pubblicazione delle inedite Memorie degli ultimi 50 anni della Repubblica di Venezia di Anton Maria Lamberti, 1757-1832, Venezia, Istituto Veneto, 2019, e un saggio sulla figura del doge nel libro di Toto Bergamo Rossi dedicato a I monumenti dei dogi, Venezia, Marsilio 2020. Per la rubrica Oggi con noi diamo il benvenuto e ben ritrovato a Marino Zorzi, che con grande piacere oggi lo ritroviamo ancora nostro ospite e ci parlerà di questa importante regalia, nucleo fondamentale per la costituenda libreria di San Marco. Buongiorno Fabio e buongiorno ascoltatori carissimi. Dunque sì, oggi ricordiamo la data del 31 maggio 1468 che, come ha già detto Fabio, è quella della bellissima lettera con cui il Bessarione annunciava al doge e al Senato Veneto l'avvenuta donazione a San Marco della sua biblioteca perché si facesse con essa una biblioteca pubblica. Ne ha già parlato il 12 maggio scorso la dottoressa Natalia Spolaore. Dobbiamo ora considerare che cosa conteneva quella celebre biblioteca. La parte più importante era costituita dai manoscritti greci, circa 550. Il Bessarione, cardinale greco, era nato a Trebisonda, era a Bologna come legato apostolico quando gli giunse nel 1453 la terribile notizia della caduta di Costantinopoli in mano ai turchi, delle stragi, dei saccheggi, delle distruzioni. Pieno di dolore e di amore per la sua patria greca, sentì il dovere di adoperarsi per salvare per quanto possibile le testimonianze di quella grande civiltà in pericolo di perdersi. E pensò soprattutto ai libri in cui si racchiudeva il pensiero e il genio dei greci antichi. Per questo diede inizio a una vera campagna di acquisti, come ha ricordato Fabio, non per me solo, come scrisse un amico, ma per i greci. Egli voleva acquistare non tanti libri, ma libri scelti, non tante copie, ma una per ogni opera, in modo da avere un esemplare di tutto ciò che la Grecia antica aveva creato e anche dei più importanti testi prodotti della cultura bizantina. Voleva, insomma, creare una biblioteca nazionale ellenica. E lo scopo fu in gran parte raggiunto. Giunse a possedere i filosofi, gli storici, gli oratori, i tragici, i comici, i matematici,
gli astronomi, i geografi, i medici, tutti i grandi autori della società antica. Non pochi sono in codici del X-XI secolo, perché era un'epoca quella di grande rinascita della cultura bizantina e allora molte opere più antiche furono copiate e commentate. Altri sono più tardi. Alcuni sono codici unici, come si dice, cioè quelli che contengono, solo essi contengono un'opera, come quelli di Ateneo, di Fozio, alcuni filosofi. Per altri codici le opere in essi racchiuse esistono anche in altre raccolte, ma i suoi codici sono quasi sempre esemplari eccellenti. Basti pensare, ne cito solo due, ma ce ne sono vari, all'Ippocrate del X secolo, codice medico fondamentale, o all'Iliade dello stesso secolo, noto come Homerus Venetus A, A perché è il più illustre, il più antico per i filologi della serie dei codici che conservano la commedia, il poema. Questo è il più antico e il più completo, e racchiude anche un amplissimo commento scritto nei margini, anche tra le righe, che ci conserva tesori della sapienza antica che altrimenti non si sarebbero conservati. Alcune opere che non riusciva ad ottenere, il Vessarione si faceva prestare e le faceva copiare o le copiava lui stesso. Accanto ai codici greci vi era poi una buona raccolta di opere latine, quelle che servivano al cardinale per la sua attività di studioso e di conoscitore veramente profondo della filosofia platonica e aristotelica e della scolastica medievale. Va anche detto che il numero dei titoli era di gran lunga maggiore rispetto al numero dei codici. Basti pensare che in un solo codice grossissimo il Vessarione aveva fatto rilegare tutta l'opera di Aristotele, meno solo un testo, l'Orcanon. Quindi era veramente una biblioteca molto vasta ed era la più vasta che esistesse allora in Europa. Tutto gli volle donare a Venezia, sia per la fiducia che nutriva verso il governo veneziano, sia perché Venezia era l'unica potenza che si opponeva seriamente e non a parole all'avanzata turca. Dal 1463 al 1479 Venezia infatti condusse una lunga e terribile guerra, quasi sola, contro gli ottomani e divenne quindi la protettrice dei greci. Egli sperava, e con lui molti eminenti patrizi di veneziani, sperava che Venezia potesse diventare erede di Costantinopoli. E certo la città era e rimase uno dei grandi centri del mondo greco, ospitando una ricca, vivace colonia greca. Erano poi nella biblioteca del cardinale 16 incunaboli. Il termine, molti non lo sanno, ma allude al fatto che sono opere stampate quando la stampa era in incunabolis, cioè in fasce, appena nata, prima quindi del 1500. A Roma e forse a Venezia fu infatti il cardinale il maggiore promotore di questa nuova arte, l'arte tipografica, soprattutto a Roma, ma anche a Venezia forse, ma è una storia di cui forse parleremo in un'altra occasione. La raccolta del cardinale dunque costituisce il primo nucleo della libreria di San Marco, oggi più nota con l'aggettivo marciana che vuol dire una volta di Marco, la biblioteca di Marco, di San Marco. Per molto tempo non vi furono aumenti. Il primo a fare un consistente lascito di manoscritti, soprattutto medici, fu nel 1589 un valente professore di medicina a Padova, Melchiorre Guilandino, nato a Marienburgo. Fece seguito un colto patrizio, Giacomo Contarini, che lasciò alla biblioteca 175 manoscritti e 1500 opere stampa. Nel 600, un secolo pieno di guerre, ferrigno, non si ebbero grandi donazioni, ma tutto cambiò nel 700, grazie alla lunga pace e all'opera di intelligenti bibliotecari patrizi e rivalenti custodi. Ai primi spettava l'alta direzione, la
ai secondi la concreta attività amministrativa e culturale. Fra i primi possiamo ricordare Lorenzo Tiepolo, Marco Foscarini, grande storico della letteratura veneziana, futuro doge, Francesco Pesaro. Tra i secondi Anton Maria Zanetti, colto, brillante, anche con, assecondato dal geniale cugino omonimo, disegnatore spiritosissimo, e Giacomo Morelli, un altro grande bibliotecario, erudito di fama, universalmente stimato. C'era poi la donazione annua che consentiva l'acquisto di opere moderne, utili agli studi, e si ebbero donazioni di famiglie patrizie che portarono alla libreria soprattutto rari manoscritti di carattere storico e letterario, come ad esempio una raccolta preziosissima di poemi trecenteschi donati da Giovan Battista Recanati. Si trasferirono poi alla biblioteca manoscritti preziosi della biblioteca di San Giovanni e Paolo, dove non erano ben custoditi. Artefice di questo trasporto fu il Morelli, che ottenne anche il deposito nella libreria di antichi manoscritti conservati negli archivi del Senato e del Consiglio dei Dieci, che ormai non li utilizzavano più ai fini politici, però erano manoscritti che rivestivano un grande interesse storico. E fra questi sono veramente straordinari i diari di Marin Sanudo. Sono 59 volumi in foglio, in cui questo straordinario patrizio notava giorno dopo giorno per 36 anni, dal 1496 al 1533, tutto quello che accadeva a Venezia e nel mondo, cose pubbliche soprattutto, ma anche private, cose veneziane, ma non solo, perché Venezia era allora l'occhio del mondo e si sapeva tutto quello che accadeva anche fuori Venezia. Sono quindi una fonte straordinaria per gli studi. Sopravvenne poi nel 1797 la tragica fine della Repubblica. La biblioteca dovette consegnare ai francesi 203 manoscritti preziosi e due rare opere a stampa, questo in base al trattato di pace imposto da Napoleone. Poi altri manoscritti furono presi senza giustificazione. Nel 1798, nel gennaio, subentrava la Casa d'Austria e si ebbero anni di respiro. Il governo austriaco era almeno onesto e non faceva distruzioni dissennate. Esso dispose anche il trasferimento dal tesoro di San Marco alla Marciana di 5 magnifiche legature bizantine, legature bellissime che non sopravvissute al sacco tremendo del tesoro fatto nel 1797. La più antica di queste era del IX secolo. E anche un passò alla Marciana un capolavoro della miniatura fiamminga, il breviario, detto appunto Grimani, perché il cardinale Domenico Grimani lo aveva donato alla Repubblica nel 1523. Nel 1806 tornò Napoleone e furono per Venezia anni terribili. Ma la biblioteca non ne sofferse, anzi ci guadagnò. La soppressione di tutte le istituzioni monastiche, decretata da Napoleone nel 1807 per alcune e per tutte nel 1810, determinò la distruzione di tutte le biblioteche degli ordini religiosi veneziani. I conventi erano molti, una quarantina, e almeno 6 delle biblioteche da essi conservate magnifiche. Le biblioteche furono materialmente demolite e il loro contenuto disperso presso varie biblioteche del Regno Italico, venduto in grandi aste. Ma Morelli riuscì a farsi dare per la Marciana, proclamata biblioteca nazionale, non poche opere preziose. Ne sono esempi il Dante trecentesco ricco di raffinate miniature proveniente dal monastero di San Giorgio, cui l'aveva regalato Casa Loredan, o il celebre planisfero di Flamauro, che aveva ornato la sala del monastero di San Michele in Isola, sin da quando il frate geografo l'aveva disegnato là, perché era un frate di là, alla metà del 400. La direzione attuale, bisogna dirlo, ha curato il restauro della cornice coeva e lo ha inserito in un'apposita modernissima teca che ne garantisce la conservazione. L'Austria tornava nel 1814 con generale sollievo e si fece subito apprezzare facendosi ridare
i cavalli di San Marco, l'antico leone alato della colonna davanti al molo e anche i manoscritti tolti alla Marciana, le cui perdite furono quindi solo quelle dei pochi pezzi trasportati senza giustificazione, perché avevano bisogno di una pezza giustificativa per pretendere la restituzione dalla Francia. In sostanza, il periodo più nero per Venezia si era concluso molto positivamente per la Marciana. Unico grave danno, l'abbandono della storica sede disposto nel 1811. Il governo napoleonico decise che voleva l'edificio della libreria come residenza vicereale in aggiunta alle procuratie che aveva già sequestrato, e la biblioteca si trasferì in un'altra sede, magnifica decisamente ma inadatta, il Palazzo Ducale, che poi lascerà nel 1924, quando la biblioteca riebbe l'antica libreria e anche in più la zecca. Nel periodo austriaco vi furono ben pochi acquisti, perché la situazione finanziaria dell'impero d'Austria era difficile, anche perché era stremato a seguito delle interminabili guerre napoleoniche. Amorelli ottenne almeno la consegna alla Marciana della ricca, magnifica biblioteca del convento dei Domenicani alle Zattere, soppresso anch'esso da Napoleone. Meglio andò quando nel 1866 Venezia entrò a far parte del Regno d'Italia. Le famiglie patrizie, rovinate dalla soppressione dello Stato indipendente, dalle tasse, dalle confische, dalle guerre, avevano svenduto le loro raccolte. Queste comprendevano di regola relazioni al Senato o ad altre magistrature, lettere di contenuto pubblico e privato, oppure anche cronache preziose, storie della città che la famiglia conservava facendole ben rilegare, promissioni, ovvero erano impegni solenni assunti dai dogi o dai procuratori di San Marco che la famiglia faceva rilegare, conservava in famiglia appunto e arricchire di miniature, commissioni, cioè solenni istruzioni date dal Maggior Consiglio del Senato ai magistrati all'atto della nomina, anch'esse belle, rilegate, ornate. Tutto questo fu disperso, però era ancora in commercio, diciamo, e molto di questo materiale giunse alla Marciana a seguito di doni e anche di opportuni acquisti fatti dal governo italiano. Per quanto riguarda i libri a stampa, cioè non ci sono solo manoscritti della Marciana, che questi sono la parte più decisamente straordinaria della raccolta, è anche una collezione di opere a stampa, a cominciare dagli incunaboli donati dal Bessarione e dalla prima opera stampata a Venezia nel 1469 da Giovanni da Spira. Molte di queste opere giunsero in quanto incluse nelle donazioni pervenute nei secoli, altre per il diritto di stampa istituito dalla Repubblica nel 1603. La copia di tutte le opere stampate nella Repubblica doveva essere depositata presso la libreria di San Marco. Tale obbligo fu largamente disatteso, però alla biblioteca giunse parecchio lo stesso. La biblioteca cosa fa oggi? Oltre a mettere a disposizione le sue raccolte, che comprendono circa 13.000 incunaboli, 25.000 cinquecentime e altri 900.000 volumi circa, li mette a disposizione degli studiosi e si dedica anche ad aggiornare le raccolte, ma soprattutto nei campi in cui eccelle la cultura classica, la storia e la storia veneta in particolare. Altri campi scientifici sono lasciati a istituzioni specializzate. Grazie, io avrei finito. Ora, come consuetudine, chiediamo al nostro ospite di suggerirci un testo per l'approfondimento dell'argomento di oggi. Io forse consiglierei questo testo, Biblioteca Marciana, Venezia. E mi dispiace, a cura mia, ma ci sono contributi di tutti i miei colleghi e anche del sovrintendente Francesco Valcanover, che mostrano un quadro generale delle raccolte, e fu edito nel 1988 da Nardini Editore a Firenze. Si chiama appunto Biblioteca Marciana, Venezia. Grazie.
È il nostro grazie che va a Marino Zorzi per averci anche oggi resi partecipi del suo sapere e di aver condiviso con noi questo importante avvenimento ed averci spiegato, illuminato bene anche sui contenuti di questo grande patrimonio culturale che è la Biblioteca Marciana. Quindi diamo presto un altro appuntamento al nostro amico Marino Zorzi per il nostro podcast dedicato alla storia di Venezia. Grazie. Si conclude qui la nostra puntata, ma prima di lasciarvi con il proverbio del giorno, vi ricordo che se vi è piaciuta la trasmissione, lasciate un vostro mi piace ed iscrivetevi al canale YouTube Venezia Classic presenta Almanacco di Venezia. Il proverbio del giorno. L'oro bon no ciapa macia. Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città.